Per esprimerci con le parole del critico Gian Giorgio Massara, spesso nelle opere di Bovino la musica suggerisce la raffigurazione, non senza che s'avverta l'evocazione cubo-futurista, di una nordica reggia degli dèi, di un sipario ideale che si concretizza nel ripetersi di piccole arcate disegnate all'infinito, di gotiche cattedrali sotto le cui volte paiono rinfrangersi i tremolii di un'ideale sinfonia. In occasione delle esposizioni dedicate all'eterno femminino, la storica dell'arte Diana Grasso così si esprimeva. L'artista, attraverso queste immagini, racconta amorevolmente di un mondo vissuto da donne, o meglio di donne che partecipano del nostro mondo. Il ritmo del racconto è sobrio, affidato a forme ben definite, che mentre si chiudono all'atmosfera di cui pure si nutrono, improvvisamente si lasciano attraversare da bagliori di luci, da schegge di pensiero, giungendo così a rappresentare non più una figura di donna, ma l'immagine di un'idea, di un sentimento, di un riflesso della coscienza. Anche la sensibilità di Angelo Caroli, noto scrittore e giornalista, è stata colpita dal modo in cui la figura femminile è posta nel paesaggio. In mezzo ai turbini di segni e colori, fra i deliri di note scagliate nell'infinito e accanto a invisibili suoni che paiono emergere dai pianeti remoti della fantasia, si adagiano come su cuscini di lino, di silenzi, di pietra e di luci infuocate, melanconiche tracce di donne. E loro quasi evaporano in una dimensione selenica, come se l'etere non basti a dar loro nutrimento. Il pensiero di Paolo Bovino, perennemente inquieto, viaggia lungo percorsi indicati da spirali, vascelli, scaloni cupi, cimiteri, primavere, altari e luci che transitano davanti a noi per farci alfine riscoprire quiete e serenità ancestrali nelle nebbie della ricreazione. Ed è in questo sito fertile, ancorché crepuscolare, che la natura si fa testimone della mano trascendente, che mai smette di rimodellare il cosmo. E ancora Elisa Bergamino, nel catalogo alla mostra Muliebris. Paolo Bovino ha ascoltato, novello Ulisse, il richiamo del mistero racchiuso in un corpo di donna e ne ha descritto la natura con la sua arte. Le sue matite, i suoi carboncini, i gessi, gli acrilici, gli oli, sono stati gli incensi e le offerte votive. La tela, il tempio sacrale, dove l'artista ha officiato il rito alla ricerca del segreto. Emergono, ora alteri, ora timidi, ora sprezzanti, ora accoglienti, gli sguardi di chi scruta al di là del foglio, sguardi ombreggiati dal tratto di matita, spolverati timidamente dal carboncino,
attraversano il ponte materiale del mezzo su cui sono riprodotti ed assumono vita propria. Sull'interpretazione del nudo femminile scriveva il suo maestro Giacomo Soffiantino. Le forme disegnate si allungano, esaltate da una linea continuamente controllata nel suo svolgersi, quasi una stilizzazione come filtro del vero per un'invenzione. Ancor più vicina all'astrazione musicale è la grafica di Paolo Bovino, che, attentissima al valore del segno puro, meglio interpreta la sua vocazione di compositore visuale, come ama definirsi. Già nel 2001, Fernanda De Bernardi, a tal proposito, rilevava singolari affinità col visionario cosmico Ciurlionis. Le fonti della sua ispirazione sono la musica, come si vede in opere intitolate Contrappunto, partitura per piccola orchestra, corale, il paesaggio liricamente interpretato. Ma più spesso egli esprime l'aspirazione ad una metafisica elevazione fuori dai confini della materia, in uno slancio verso l'infinito. Forte di una tecnica perfetta, sia che egli disegni, che incida, che usi delicatamente l'acquerello, che dipinga i suoi gorghi, i vortici, le spirali, le parabole, le raggiere luminose, le frecce acuminate, le curve ondulate, le arcate sconfinate cui luce ed ombra prestano diverse vibrazioni. Egli compone musicali ed armoniose sinfonie, in cui si rispecchiano l'ardore e l'idealismo di un giovane finemente sensibile, ricco di nobile entusiasmo. E come tale, appartenente ad una specie rara.